ritrovati a tutti benvenuto naturalmente un grande benvenuto a chi è qui in sala con noi e un grande benvenuto anche a chi non è in sala con noi e voi sapete avete sentito chi ha seguito i lavori di questa mattina che questa, a questa mattina avevamo circa 800.000 views attraverso i 16 canali con cui viene trasmesso in streaming questo festival. Penso che a questo punto avremo rasentato, su, forse anche superato il milione con almeno 150.000 visitatori unici che si sono avvicendati in questi due giorni e mezzo. E, e poi ancora questo pomeriggio. Allora, la sessione eh, con cui iniziamo questo pomeriggio. È una sessione importantissima, eh, è una sessione che potrebbe, dovrebbe anche concettualmente rappresentare un po' qualcosa che è, è a cappello di tutto il resto, di tutto quello che stiamo eh, discutendo appunto in questi, in questi giorni. Come sapete il titolo è La società inclusiva e l'impresa basata sui valori eh, e, e in moltissimi modi diversi questi concetti sono stati richiamati nelle diverse sessioni. Noi sappiamo che la, il nostro mondo sta subendo una svolta importante eh, a seguito della pandemia, ma le svolte sono continue. Eh, negli ultimi 70-80 anni il mondo è cresciuto in maniera veramente formidabile con la globalizzazione e con la, eh, adesso la rivoluzione tecnologica che sta pervadendo ogni attività e ogni aspetto della nostra vita. Ci sono però naturalmente, c'è stato sia con la globalizzazione che oggi con questi grandi cambiamenti eh, dei, dei paesi che sono più avanti, altri che sono più indietro, all'interno dei paesi dei gruppi sociali più avanti, altri che sono più indietro eh, o delle persone, delle singole persone più avanti. E più indietro qualcuno che non è stato portato avanti con la salire della marea e del livello delle acque e che quindi eh, soffre diciamo, in questa situazione. E infatti si parla anche di diseguaglianze crescenti, eh, si parla naturalmente anche del cambiamento climatico e dei suoi effetti, della sostenibilità. Tutto questo oggi deve essere preso in considerazione e a livello generale e quindi di società, ma anche naturalmente di quelli che sono gli obiettivi delle imprese, che sono poi i soggetti economici che, fanno, che creano la ricchezza e l'occupazione. Naturalmente anche le imprese hanno le loro caratteristiche e eh, oggi c'è un'ondata un diciamo, di opinione che ritiene che certe cose debbano cambiare, che le imprese debbano farsi carico di una serie di obiettivi che non sono immediatamente economici, magari lo sono in maniera... Uh, secondaria uh, e, e che quindi ci sia una responsabilità e, e, e che debbano tenere conto quindi di questi obiettivi extraeconomici, si dice dall'economia delle shareholder. Eh, cioè degli azionisti, all'economia delle stakeholder. E gli stakeholder siamo tutti noi: sono eh, le, i dipendenti, sono i clienti, sono i fornitori, sono però anche le comunità e l'ambiente di cui tanto si parla in questi giorni. Si è parlato in questi giorni anche a Glasgow con gli obiettivi eh, che, che, che si devono riuscire a realizzare nei prossimi eh, mesi e anni e di cambiare insomma, un modello energetico fondamentale che ha vissuto per 250 anni e che ha trionfato per tantissimo tempo e che oggi ci richiede una decarbonizzazione rapida nel giro di 5, 10, 15 anni, quindi compiti da far veramente tremare le vene dei polsi. Bene, quindi questo è un tema vastissimo, ripeto, è un po' la premessa di tutto quello di cui stiamo parlando in questo festival ed è una sessione che infatti è in collaborazione con... Eh, be, diverse, diverse realtà molto importanti l'Università Statale di Milano all'interno del quale c'è il Network for the Advancement of Social and Political Studies e eh, NED Community e eh, a, a, come chairman di questa sessione che saluto è già in collegamento se possiamo vederlo sugli schermi ci sarà Maurizio Ferrera professore ordinario dell'Università Statale, Presidente di questo network e buongiorno e vediamo anche buongiorno. sullo schermo Maria Pierdicchi che è presidente di NET Community e invito a salire sul palco eh, le, altre due, le altre due partecipanti che sono Stefano Venier, amministratore delegato del gruppo HERA di Bologna, prego Grazie. Stefano, e eh, Marco Esposito, docente a Harvard eh, e a INSEAD di Fontainebleau e consulente di, anche di, di, in molti paesi. Mark, benvenuto. Grazie. Bene, se vuoi metterti in mezzo sì. così io mi defilo perché a questo punto lascio la parola e la gestione di questa importantissima tavola rotonda a Maurizio Ferrera. Che ringrazio ancora. Professor Ferrera ci sente? Benissimo, ho avuto un attimo di problemi col collegamento. Dunque grazie per l'invito, mi scuso se non posso essere lì in presenza e ehm, come primo oratore eh, raccoglierei l'invito di Enrico Sassun per dare un inquadramento di carattere un po' generale e direi anche concettuale al nostro tema, eh, iniziando proprio dal concetto, dalla nozione di società inclusiva. Che cos'è la società inclusiva? E il termine è stato coniato dalle organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite in particolare, ed è programmaticamente in qualche modo slegato dai concetti più tradizionali che appartengono alla tradizione europea, come quello... Di società liberal democratica oppure quello di economia sociale del, di mercato. Allora la domanda che mi faccio è se questo nuovo termine, questo nuovo concetto ehm, aggiunge qualcosa di nuovo rispetto ai termini a noi più familiari e ehm, interrogandomi mi sono dato questa risposta: sì, c'è una novità. Nel senso che la società, il concetto di società inclusiva aggiunge in maniera abbastanza a volte implicita, a volte esplicita, alcuni tratti al tronco della nozione più tradizionale di società liberale, democratica e sociale. Il liberalismo, per esempio, è quella tradizione che ha messo in luce la centralità dell'individuo. Eh, come singolo e la necessità di eh, proteggere e difendere la sua libertà personale. La società inclusiva anche mette al centro gli individui, ma lo fa al plurale, eh, tutti gli individui. Eh, il termine inclusione evoca proprio questa estensione di prospettiva e non si limita a parlare di libertà da, libertà negativa, che è il tratto, diciamo... Primario della tradizione liberale, ma parla anche di dignità, ossia uguale riconoscimento di tutti gli individui, uguale rispetto. Il, uno dei, dei, degli altri pilastri centrali della tradizione liberale è il concetto di tolleranza unito al concetto di rule of law, il governo della legge. Eh, il concetto di solidarietà inclusiva. Aumenta per così dire il binomio tolleranza rule of law perché si concentra o diciamo pone l'enfasi sulla non discriminazione cioè su una combinazione forte tra tolleranza e rule of law attraverso come dire una legislazione specifica e abbastanza dettagliata che vieta tramite la legge le discriminazioni, soprattutto quelle basate sul genere, sulla razza, sull'etnia, sulla religione o sull'orientamento sessuale. Eh, la quarta aggiunta riguarda i diritti. Eh, come sapete, la, la tradizione liberal-democratica ha inventato la cittadinanza, composta di tre classi di diritti, diritti civili, diritti politici e diritti sociali e ha eh, dire, insistito sul concetto di eguaglianza di opportunità. A questo il paradigma della società inclusiva eh, aggiunge eh, eh, un'enfasi sull'accesso e sulla qualità dei diritti. Questo vale soprattutto per il settore dell'istruzione, della formazione, cioè del capitale umano che è un punto centrale della società inclusiva, quindi non solo il diritto all'istruzione e alla formazione, ma un diritto di una istruzione, di una formazione di qualità e accompagnato da una serie di strumenti per la facilitazione all'accesso e alla fruizione di questo diritto. Poi, oltre all'enfasi sulla individualità che resta naturalmente anche nel paradigma della società Inclusiva, questo paradigma insiste molto anche sulla comunità. Eh, forse qualcuno ricorda che un grande liberale, Ralf Dahrendorf, parlando della, del nuovo liberalismo, già negli anni 70 aveva detto eh, opzioni, quindi opportunità e libertà di scelta, sì, ma anche legature e quindi legami di appartenenza, perché le opzioni da sole... Rischiano di non avere un senso, un significato. Quindi, sì all'individualità, ma anche condivisione comunitaria. Naturalmente in senso aperto e non esclusivo. Due concetti ancora: democrazia, e qui il paradigma della società inclusiva aggiunge al minimo procedurale, cioè libere suffragio universale. universale e eh, libere elezioni, eh, la promozione di nuove forme di partecipazione civica e anche politica, soprattutto a livello locale. Infine, il concetto di sostenibilità, che diciamo non c'era nel liberalismo classico eh, e che nel caso del paradigma nuovo della società inclusiva si estende anche alle generazioni future. E ai nostri doveri verso di loro. E quindi utilizza e suggerisce di adottare un concetto ampio di, so di sostenibilità, non solo riferito all'ambiente, ma anche all'economia all naturalmente, alla società più in generale, in particolare per gli aspetti di genere e per quanto riguarda i giovani, cioè i rappresentanti contemporanei delle generazioni future. Ecco, i valori della società inclusiva si stanno, come sapete, diffondendo e anche lentamente radicando eh, come punti di riferimento e anche come metriche specifiche di indicatori e di, di benchmark per valutare il funzionamento dei nostri sistemi. E con questo mi avvio al secondo tema, che è quello della società inclusiva dei suoi valori e delle imprese. Allora, come diceva bene Enrico Sassun, il paradigma della società inclusiva non rinuncia alla crescita, all'innovazione e dunque non può che riconoscere e valorizzare il ruolo cruciale del mondo delle imprese, della concorrenza e del mercato. E anche per il paradigma della società inclusiva, il primo compito, la prima missione, nelle imprese e quella di fare bene le imprese. Cioè questo concetto molto semplice è pienamente o quantomeno deve essere pienamente recepito anche dal paradigma della società inclusiva. Ed anzi questo paradigma, di nuovo un paradigma aumentato, eh, fornisce una serie di indicazioni su come il mondo delle imprese oggi possa fare, <coughs> scusate, Impresa meglio che in passato. Ad esempio, come hanno dimostrato molti studi, la diversità di genere, innanzitutto, può dare un utile contributo alla performance di Qui è il nesso tra non discriminazione, sostenibilità e performance delle imprese. E lo stesso si può dire per il contributo dato dagli investimenti in formazione nel, nel proprio. Capitale umano oppure, non lo so, al, al, al welfare aziendale, che di nuovo aiuta la performance nella misura in cui sorregge i dipendenti dell'impresa nel rispondere ai bisogni propri e delle proprie famiglie. Ecco c'è però un altro aspetto, cioè il paradigma della sostenibilità invita le imprese anche a farsi carico, a interiorizzare. Eh, il paradigma stesso, i vincoli della sostenibilità. E eh, questa, tra la tras questa trasformazione è già in corso, lo vediamo con tutto il discorso, la filosofia, ma anche come dire, le pratiche relative agli obiettivi e al rispetto degli indicatori cosiddetti ESG, ambientali, sociali e relative alla governance. E eh, il dovere che le imprese hanno in questo nuovo contesto. Di interiorizzare questi valori non è solo di natura etica, diciamo, ma ha a che fare con l'autointeresse di medio e di lungo periodo nel mondo delle imprese, che ha ovviamente interesse, scusate la ripetizione, di salvaguardare le condizioni di possibilità del proprio operare, che oggi dipendono proprio dalla stabilità e dalla sostenibilità di società inclusive. Eh, questo equilibrio tra la, la prima missione delle imprese che è quella di fare bene impresa e nuova, in, questo nuovo vincolo da interiorizzare è però un, un equilibrio che tende a essere un po teso ma no? che non viene da sé perché il compito di governare la società inclusiva spetta ai governi spetta alla politica e c'è quindi il rischio e se ne vedono alcuni sintomi in Europa oggi che la politica possa diciamo, sovraccaricare il mondo delle imprese di funzioni che invece dovrebbero essere diciamo, svolte altrove. Un esempio brevissimo è quello della nuova cosiddetta tassonomia verde che è, approva è stata approvata dalla Unione Europea e che eh, diciamo. Indica una serie di metriche, di parametri che devono essere eh, rispettate dalle imprese stesse, ma un conto è chiedere alle imprese di contenere e diminuire il proprio impatto sull'ambiente, sulla società eh, e sulla diversità. Un conto è chiedere alle imprese di monitorare, eh, di, di misurare eh, ciò che fanno i propri fornitori o clienti. È chiaro che questo controllo, siccome non, è, eh, non riguarda circostanze che sono eh, diciamo nella disponibilità delle imprese, non, non, non dipendono dalla responsabilità diretta delle imprese, eh, è chiaro, può essere un invito, ma non certo un obbligo, che dovrebbe invece essere svolto dalle, eh, da altri sistemi di incentivi e di misure eh, a cura dello Stato. Del resto, quando se vi ricordate, furono Introdotti gli standard di rispetto della salute e della sicurezza nel mondo delle imprese, eh, appunto si sì, eh, delegò alle imprese eh, il, il rispetto di questi standard al proprio interno, ma non si chiese loro di diventare i controllori di ciò che avveniva nella società. Ora, eh, detto questo, è, e lo ripeto legittimo e corretto che la società e quindi i governi, la politica, si aspetti e chieda alle imprese di dare evidenza anche specifica di ciò che esse fanno e quindi di dimostrare la propria effettiva e concreta sensibilità ai temi della sostenibilità. Credo che poi peraltro questo sia già eh, di fatto ciò che accade nel, soprattutto nel settore, anche in Italia, nel settore della grande impresa. Soprattutto nel settore finanziario che forse è più all'avanguardia uh, su questo fronte. Eh, e direi che tutta la logica del programma Next Generation EU della Unione Europea, compresi i fondi che l'Unione Europea mette a disposizione per favorire questa transizione, eh, eh, costituisce un ulteriore incentivo. A, um, a che tutti noi e le imprese comprese eh, partecipino a questa grande trasformazione da cui, soprattutto quella che riguarda il mutamento climatico, da cui dipende veramente il destino e la stessa sopravvivenza dell'intero pianeta. Ecco, io mi fermerei qui e um, darei la parola ai nostri interlocutori. Eh, di oggi, ai partecipanti del nostro workshop eh, di oggi, iniziando dalla dottoressa Maria Pierdicchi, presidente di eh, NED. NED. Grazie professore, grazie a tutti, e complimenti al Festival del Futuro per mettere sul tavolo così tanti temi importanti anche per il futuro delle imprese. Io qui rappresento sia come consigliere indipendente di alcune aziende di cui ho l'onore di, di, di partecipare come, mh, come consigliere, ma anche NED Community, che è l'associazione degli amministratori non esecutivi, che ha partecipato e continua a lavorare senz'altro per includere sempre di più strategie ESG nell'ambito dei programmi aziendali. Che cosa abbiamo visto? Che con la crisi pandemica e eh, l'emergere di una prima crisi non finanziaria veramente molto globale e rilevante, le trasformazioni in corso hanno subito una grandissima accelerazione e sono emersi potentemente il ruolo dei rischi non finanziari, ma anche della gestione dei cosiddetti capitali intangibili, quindi dell'importanza di combinare strategie di creazione di valore finanziario con strategie di valore condiviso e che tenga sempre più conto degli stakeholders. Questo era un processo già in corso, ma la crisi ha sicuramente accelerato. Questo, questo, questo trend. Um, prima di tutto per la presenza di stakeholder sempre più uh, vocal, no? sempre più attivi, pensiamo alla pressione degli investitori a lavorare nella direzione della transizione energetica, dell'accelerazione digitale, di, uh, di una gestione del capitale umano più sostenibile e più... Umana, più eh, diciamo, orientata al benessere e alla motivazione dei dipendenti, ma anche di altri eh, stakeholders, non solo gli investitori, ma i dipendenti stessi. No? Se oggi vogliamo attrarre capitale umano di valore, i giovani sceglieranno le aziende più sostenibili perché hanno già questi valori nel loro lavoro delle loro decisioni, così come eh, altri stakeholders importanti, le comunità con cui durante la crisi le imprese si sono dovute assolutamente coordinare, i regolatori, i governi che hanno avuto un ruolo cruciale nella gestione della crisi, anche con gli aiuti e via dicendo. Quindi qual è oggi l'accelerazione eh, sicuramente e il ruolo dei CDA cruciale? La vera sfida è quella di poter riformulare dei piani di impresa con un'ottica di lungo termine. Lavorare eh, soprattutto sulla definizione di un purpose che non è una strategia, ma è una condivisione fondamentalmente di una missione, di un set di valori che va rivisto. E quindi, quindi l'attenzione ai valori di cui avete parlato è fondamentale. Pensiamo all'emergere, l'abbiamo visto anche in una, tra l'altro in un survey che abbiamo condotto durante la crisi con le aziende quotate e non quotate italiane, quali sono i valori che emergono come guida anche nella definizione di un purpose, contributo alla società, solidarietà, fairness, eh, responsabilità, compassione, diversità e quindi inclusione. Tutti questi elementi chiaramente sottendono la missione dell'impresa ma poi vanno declinati in una strategia che deve guardare. Ah, innanzitutto a quali sono gli stakeholders rilevanti, e qui vorrei un po' spattare un mito: non è che si debba rispondere a tutti gli stakeholders, ma bisogna senz'altro lavorare a un ascolto degli stakeholders e a una scelta che presuppone un dibattito nel consiglio di amministrazione, non solo nei comitati addetti. A quali stakeholders vogliamo rispondere, perché ci sono inevitabilmente dei trade-off tra quello che magari vorrebbero i miei dipendenti, quello che vorrebbero le comunità in cui opero le aspettative degli azionisti, ricordiamo che la sostenibilità finanziaria non può essere messa a rischio, se no l'impresa non ha più ragione d'essere, quello che mi chiedono i regolatori e via dicendo. Quindi prima di tutto ascoltare gli stakeholder, avviare un dibattito profondo, capire quali sono le priorità e quindi lavorare per l'inclusione di fattori, diciamo, di una strategia. Che tenga conto di obiettivi di medio termine e che sappia anche dialogare con gli investitori e far capire quali sono i passaggi necessari di questa strategia, che non sempre sono facili da realizzare, che presuppongono anche una, un cambiamento culturale all'interno dell'azienda. Ecco perché i valori, eh, la revisione dei valori implica anche una nuova forma di, quella che noi chiamiamo una nuova forma di leadership, un nuovo mindset all'interno dei consigli. Beh, noi abbiamo raccolto molti input eh, dalle aziende italiane, abbiamo visto che effettivamente questa accelerazione sta avvenendo. La DNF, la dichiarazione non finanziaria è stato un fattore che ha aiutato a mettere l'accento sulla strategia sostenibile, ma oggi la progettualità è molto più impegnativa, molto più ampia. Vuol dire lavorare soprattutto eh, sicuramente la transizione energetica, non solo eh, governare i rischi non finanziari ma anche cogliere delle opportunità. Ricordiamo, lei ha citato prima il PNRR, non c'è dubbio che questo rappresenta anche delle opportunità, opportunità per esempio di accelerare delle disruption nei modelli di business e quindi attivare progetti di economia circolare piuttosto che di nuovi prodotti, nuovi servizi. Ma vuol dire anche lavorare molto sul fattore, non solo sulla transizione energetica e sulla creazione di un modo più eh, diciamo equo di portare prodotti e servizi ai consumatori e in generale creare valore per gli stakeholders, ma anche eh, guardare alla, eh, alla dimensione social. Forse è la vera dimensione che ha avuto una grossissima accelerazione con la crisi, innanzitutto perché i dipendenti e il capitale umano sono emersi nella loro importanza fondamentale, sono quelli che hanno assicurato la continuità nella crisi, e sono quelli che daranno la differenza in termini di competenze e capacità di competere eh, l'altro elemento fondamentale è quello di appunto dare alle persone alle, a, a, quindi la capacità non solo di attrarre i migliori talenti di svilupparli ma anche di motivarli e qui il set di valori diventa veramente per le nuove generazioni un elemento fondamentale quindi eh, è chiaro che il tema dell'inclusività del, eh, è un tema soprattutto di eh, diciamo di strategia della variabile sociale ed è quella anche un po' più difficile da portare avanti, perché si tratta di definire degli obiettivi non facili, gli obiettivi di diversità, però diversità non è più solo diversità di genere, anche diversità di orientamento sessuale, diversità di background, diversità di ehm, esperienze, di età, quindi con un ruolo maggiore dei giovani. Abbiamo visto anche nei CDA emergere delle figure più giovani, più innovative, proprio per portare competenze ma anche eh, lavorare sull'inclusione e sulla condivisione di un modo di lavorare meno gerarchico, più eh, diciamo basato sulla cooperazione, su forme innovative, sullo smart working ma anche su modalità di interazione più diciamo più innovative. Quindi su questo io credo che c'è ancora molto da lavorare. Le grandi imprese stanno andando in questa direzione, però, ripeto, dobbiamo, dobbiamo avere degli obiettivi intermedi e monitorare. Il ruolo del CDA è quello di essere un fattore di stimolo, ma anche di monitorare diversi diciamo, elementi di avanzamento. Potrei ricordare sul fronte delle diversità il pay gap, no? la differenza di... Retributive tra uomini e donne o tra minoranze e altri, e quindi anche, eh, diciamo, colmare alcuni gap che sono oggettivamente presenti, che però negli st gli stessi nostri stakeholders, no? governo e regolatori ci chiedono di. Eh, di, a cui ci chiedono di rispondere. Eh, un altro elemento, e chiudo qui, che vorrei mettere in evidenza, è la maggiore attenzione anche alla resilienza, cioè le aziende si sentono dopo la pandemia più forti, hanno sviluppato capacità di gestire un rischio del tutto, se vogliamo, per certi aspetti inatteso e comunque nuovo e eh, molto, molto, molto rilevante e quindi questa capacità di resilienza le porta anche di più a guardare con un'ottica diversa. I rischi anche come opportunità di cambiamento e quindi ad attrezzarsi per quei grandi cambiamenti, innovazione tecnologica, cambiamenti nei modelli di business, frammentazione anche geopolitica maggiore, eh, cambiamento nella struttura del, mh, della catena di fornitura. Con una positività e una maggiore attenzione alla. Alla capacità di risposta e anche ai risultati che dovranno presentare gli shareholders e gli stakeholders. Quindi direi che il processo è avviato, adesso dobbiamo essere efficaci. Grazie molte, dottoressa Pierdicchi, per averci eh, spiegato come la, la, la sensibilità ai temi dell'inclusione e della sostenibilità. Eh, no, non può limitarsi ad essere qualcosa di generico, ma deve tradursi in, in un'agenda, un'agenda contestualizzata rispetto all'ambito e al alla, alla, diciamo, settore di operazione delle varie imprese. E che ehm, nel costruire questa agenda occorre che le imprese, di, come dire facciano delle scelte discrezionali, ma sono delle scelte. Eh, non si possono perseguire contemporaneamente tutti i valori, eh, non si possono eh, diciamo, inseguire contemporaneamente tutti gli stakeholder e quindi si tratterà di trovare degli equilibri tra eh, le scelte di obiettivo e di valore da un lato e eh, la rilevanza per l'impresa di questo o di quell'interlocutore. Eh, quanto alla resilienza dovuta alla pandemia, eh, questo è, aggiunge in effetti anche questo un, un, un elemento in più. Tant'è vero che, se non sbaglio, nella mh, diciamo, definizione dei, degli obiettivi e degli indicatori si parla ormai di ESG più H, dove H sta per health, e, eh, non solo perché la pandemia è ancora tra noi, ahimè. Ma perché ormai abbiamo imparato che eh, l'interdipendenza globale è, 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 che affonda le proprie radici ormai nel mondo biologico stesso, perché come dice sempre Ilaria, Ilaria Capua, one, one planet, one health. E, e quindi un virus che era nascosto nelle foreste della Cina, a un certo punto ce lo siamo trovati alle porte di casa. Chissà, incrociando le dita, che non debba nel futuro a ripetersi, quindi prontezza anche su questo fronte. Molto bene, eh, allora darei adesso la parola al dottor Marco Esposito, che è docente alla Halt Business School e dell'Università di Harvard. Buongiorno dottore, darei la parola. Grazie, eh, volevo portarvi delle riflessioni su quello che in qualche modo ho notato negli ultimi, eh, negli ultimi anni a livello della ricerca su come questa società inclusiva si sta in qualche modo attuando molto più rapidamente di quello che eh, a livello ipotetico abbiamo visto negli ultimi eh, perlomeno decenni. La teoria degli stakeholders, uh, capitalism, esiste da anni, ma non è mai riuscita a fare troppo fronte. Perché? Perché in realtà eh, le ipotesi normative che nascono nel pensiero economico sono fondamentalmente legate al trade-off. C'è sempre un'idea che il valore economico debba accadere a costo di una forma di esternalità. Questo è un po' storico quando avevamo una sensazione di abbondanza delle risorse, immaginavamo che nel trade-off con per esempio gli aspetti ambientali si potesse creare valore economico. Oggigiorno questo trade-off non funziona più, um, quelle che sono i game theory, quindi la, la teoria dei giochi, sta diventando sempre meno efficace nel capire i meccanismi di competizione. Uno, perché non esistono più i mercati in quello che è una frontiera uh, di uh, mercato tradizionale geografica, i mercati oggi vengono in qualche modo negati dalle grandi piattaforme digitali che hanno cambiato il contesto di competition. Eh, L'altra cosa che sta succedendo è che le imprese si stanno rendendo conto, rendendo conto che la misurazione del valore non è una misurazione strettamente economica, finanziaria o monetaria, ma il concetto di valore è un, valore, è un concetto molto più ampio. Quindi oggigiorno ci rendiamo conto che quando ci spostiamo in un concetto, una concettualizzazione molto più pluralistica del valore iniziamo a vedere delle forme di performance che non avevamo visto prima. Quindi nascono quelli che chiamiamo i Global Action Networks, sono dei network che hanno un orientamento molto legato a una forma di eh, impatto diretto. Ci spostiamo da quello che era il binomio di eh, pubblico e privato in quelli che sono i vari settori, oggi esiste il primo settore, il secondo settore, il terzo settore e il quarto settore, il quarto settore in qualche modo sono, è legato a quelle imprese che determinano il purpose come una ragione d'essere, non necessariamente negando il fatto che il, il profitto comunque è importante perché è una, un aspetto eh, di distribuzione di valore. Questo ormai sta creando una percentuale di imprese che negli Stati Uniti viene considerato più o meno il 10% legate al quarto settore, queste sono imprese che hanno capito che semplicemente quello che diceva prima il professor Ferrera, il concetto comunitario, gli interessi collettivi non sono più un problema esogeno, sono semplicemente dei fattori che fanno parte delle decisioni che le imprese devono fare. Uno perché il concetto di inside out è un concetto in qualche modo abbastanza obsoleto. Oggi gli aspetti esterni eh, hanno un impatto molto più importante di quello che poteva essere prima, i mercati più semplici e meno complessi. Eh, questo sta anche in qualche modo riposizionando il concetto di sostenibilità. Il concetto di climate change è un paradigma fallito sono più di vent'anni che cerchiamo di capire come fare ma non avevamo i sistemi di incentivi eh, nel momento giusto. Oggigiorno stiamo capendo, la prima cosa non c'è riversibilità in un sistema che è complesso, quindi c'è adattamento, c'è recovery, c'è restoration, c'è un, un linguaggio che sta cambiando molto più legato all'azionalità alla e alla progettualità e oggi ci rendiamo conto che nel 2020 soltanto in quello che è climate restoration attraverso le tecnologie, anche quelle eh, non soltanto digitali ma anche quelle verdi, eh, abbiamo ottenuto 7 trilioni 7 trillions di uh, GDP che non esisteva nell'investire in quello che è un concetto molto più avanzato di climate change, è un concetto un po' più maturo, non è più tanto nel sistema binario di reversibilità ma è il fatto che il clima che sta cambiando uh, ci porta a delle considerazioni diverse. Questo mi porta anche a, in qualche modo sto condividendo con voi delle buone notizie, eh, le gerarchie imprenditoriali stanno cambiando, ci rendiamo conto che delle gerarchie basate su sistemi piramidali non sono più rappresentanti di quello che succede in un mondo dove il network è molto più congeniale, quindi stiamo cambiando anche la struttura di quello che è la competition. Mi porta in qualche modo verso la parte eh, forse un po' più critica. Eh, abbiamo visto negli ultimi mesi come eh, la, dedicare una grande parte del tempo a dei temi importanti ha portato dei risultati immaginabili. Se vi avessi detto uh, 3-4 anni fa che saremmo riusciti a trovare dei vaccini in uh, 10 mesi, vi avreste pensato che ero in qualche modo troppo ottimista. Uh, oggi questo accade perché durante il periodo specifico della pandemia, abbiamo visto un management della progettualità dove il 100% delle risorse erano in qualche modo dedicate allo sviluppo dei vaccini. Dal momento in cui un'impresa come Moderna ha ricevuto il codice del Covid-19 al primo prototipo sono passate otto ore, quindi un, un, un livello di exponentiality che non abbiamo mai visto prima. Questo significa che la progettualità delle grandi sfide è importante anche in quella che è la ridistribuzione del tempo dedicato a queste grandi sfide. La società inclusiva in qualche modo riposiziona quello che è il valore del tempo, di come dobbiamo dedicarci, delle strutture imprenditoriali, di chi in realtà i flussi di informazioni non sono necessariamente sempre ascendenti al, al vertice, ma sono in qualche modo molto più diffusi. Questo significa che l'obiettivo principale dei, dei concetti di società inclusiva è la creazione di ecos, ecosistemi che sono by design distributivi. E generativi devono essere diversi dalle piattaforme digitali che sono by design estrattive. Quindi, uno dei problemi principali che abbiamo è un problema col quale, del quale anche ho scritto. È che le grandi piattaforme digitali estraggono molto più valore della generazione di valore che apportano. Quindi, questo crea delle assimetrie importanti che stanno creando delle inefficienze di mercato profonde. Ci sono degli esempi specifici di come ecosistemi sulla mobility stanno cambiando il modo in cui noi ci straportiamo nelle città. Eh, esempi di come ecosistemi dell'energia stanno cambiando eh, l'atteggiamento dei consumatori verso per esempio del, dei electric vehicles. Eh, prima di arrivare in Italia ero eh, in un tour, ero in Norvegia dove nel mese di settembre 8 eh, auto su 10 che erano state vendute erano elettriche. E quindi questo succede perché gli incentivi sono nel momento giusto, ci siano gli aspetti collettivi, c'è l'aspetto comunitario. Abbiamo visto come eh, l'education sta diventando un mercato molto più diffuso e aperto. Oggigiorno, chiunque può andare online e, e avere accesso a delle informazioni, quindi, stiamo vedendo in qualche modo la dissoluzione di quelle che erano le grandi eh, strutture eh, medievali di potere. Lo vediamo nella financial inclusion, quindi nella, in quello che è la ridistribuzione del valore finanziario, dove eh, FinTech e TechFin hanno cambiato di molto la ragione detta delle banche e abbiamo menzionato prima il concetto del pharma e quindi come il healthcare sta in qualche modo cambiando quindi per concludere la società inclusiva sta, sta succedendo perché abbiamo capito che ehm, nel momento in cui riusciamo a capire che il capitale politico può essere più neutrale e riusciamo a creare valore condiviso eh, abbiamo degli indicatori di performance molto più ampi e quindi riusciamo a comunque a Gestire la crescita in modo un po' più consono al XXI secolo, crescere in modo perpetuo è in qualche modo molto utopico e l'opposto sarebbe una distopia di una crescita che non può accadere in un sistema finito. Quindi, come riusciamo a creare del sistema di crescita all'interno di quelle che sono delle boundaries planetarie? Davvero è la sfida del XXI secolo. Grazie molte. Dottore Esposito, per, per le buone notizie che, che ci ha portato e anche per la, le belle metafore che ha utilizzato. Tra queste mi ha colpito molto la, la sua insistenza mh, sulla irreversibilità dei processi eh, dentro i quali noi siamo immersi: no? e la freccia del tempo eh, fluisce solo in una direzione, avanti. E di fronte a questo noi possiamo solo o stare fermi, però stare fermi ci consente di guadagnare, di comprare un po' di tempo, ma eh, non è una soluzione, oppure di, oh, scusatemi la metafora eh, un po' quotidiana, pedalare, cioè fare come la bicicletta e, e molte delle innovazioni che eh, ci sono state raccontate, seppur brevemente, sono, credo, proprio il risultato di, questo, di questa accelerazione della pedalata nostra, e soprattutto di coloro che, si, che hanno interiorizzato la nuova mentalità e che eh, si sono resi conto che occorre allinearsi a questa freccia del tempo che scorre sempre più velocemente. Allora, come sapete, per andare bene in bicicletta bisogna mantenere l'equilibrio perché altrimenti si cade, credo che questa sia appunto la sfida. Eh, il dottor Esposito ci ha fatto molti esempi eh, di come eh, noi dobbiamo trovare dei nuovi equilibri eh, per eh, fare in modo che questa nostra accelerazione di pedalata non eh, vada a discapito del, dell'equilibrio e ci porti a, a nuove cadute. Molto bene. Eh, adesso darei la parola al dottor Venier, amministratore delegato del gruppo ERA. A lei la parola, signor dottor grazie. Venier. Grazie, grazie, buonasera anche da parte mia. Ma, eh, sul fatto dell'importanza di, di essere inclusivi o dell'importanza dell'inclusione credo che si sia detto già molto. Quindi, la mia riflessione la volevo un attimo spostare anche facendo un po' riferimento al percorso che noi abbiamo fatto come impresa, soprattutto sul tema di quale tipo di inclusione. Oggi è immediato pensare... A quando si sente la parola inclusione al superamento o diciamo all'abbattimento di quelle barriere che eh, tengono distinti o separano eh, delle eh, differenze, differenze che sono state già citate prima, non le ripeto, eh, però penso che oppure altro tema l'inclusione attraverso la mitigazione di quelli che sono diciamo, degli effetti che possono derivare dalle profonde trasformazioni che stiamo vivendo. Pensiamo alla concezione di just transition che l'Europa sta coniando, che però io penso, almeno a al mio punto di vedere, sia eh, un'interpretazione troppo limitativa troppo limitativa, infatti il mio grande suggerimento sarebbe alla comunità europea di associare alla tassonomia ambientale anche una tassonomia sociale di cui non sento parlare. E perché dico questo? Dico questo perché a mio avviso se vogliamo conseguire uno sviluppo sostenibile dobbiamo guardare a una concezione di inclusione molto più, più alta e articolata, dove i due elementi fondamentali che secondo me mancano sono uno, la dimensione eh, dell'inclusione dei saperi. Ora noi eh, veniva detto prima, no? eh, abbiamo una lunga storia, integriamo nuovi saperi, eh, abbiamo il tema, proprio nel, nel processo di inclusione, di non lasciare indietro nessuno anche sulla dimensione dei saperi su questa dimensione di saperi che eh, in buona sostanza potrei parafrasare come imparare ad imparare, cioè tutti i processi di reskilling che si rendono oggi necessari per rimanere quell'equilibrio che citava Ferrera, credo che diventino una un componente fondamentale della con del concetto di inclusione, quindi intelligenza collettiva, quindi architettura nuova di relazioni che portano a loro volta sapere. Secondo concetto è quello dell'inclusione nei comportamenti collettivi. Sappiamo che le sfide che abbiamo davanti non le risolveremo singolarmente, le risolveremo soltanto collettivamente. Ecco che allora riuscire ad includere nei comportamenti collettivi diventa un elemento fondamentale. La seconda domanda che, mi so, che ci siamo posti, mi sono posto anche pensando a questa tavola rotonda, è quali possono essere le direzioni per l'inclusività eh, all'interno di un'impresa, poi in fondo io sono amministratore delegato di un'impresa. Il primo è quello eh, di estendere la platea delle persone che beneficiano di qualcosa. Ma la cosa più importante, sempre per ritornare al tema dei comportamenti e dell'inclusione collettiva, è estendere la platea di coloro che possono fare qualche cosa. Quindi estendere diciamo, il coinvolgimento. No? Liliana Segre poche settimane fa diceva che includere significa completare, cioè significa costruire qualcosa insieme. E nel nostro caso che cosa è che si può costruire insieme? Una parola che ha citato prima Mark Esposito, il valore condiviso, cioè includere per distribuire e includere per creare. Una delle diciamo, distorsioni che venivano citate da Mark era che per troppi anni, e questo da friedmaniana memoria, abbiamo lavorato rispetto a un modello che estraeva valore. Ci siamo dimenticati di. Costruire valore. Ecco che allora insieme il valore condiviso è proprio l'obiettivo di costruire insieme del valore. E questo all'interno noi ci siamo dati un obiettivo come azienda, ovvero quello di lasciare il segno e non l'impronta, anche per il tipo di azienda nella quale lavoriamo. Io sono a capo di una utilities, quindi un'impresa che lavora con degli elementi fondamentali della materia, del pianeta, che sono l'energia, la materia, l'acqua. E lavoriamo all'interno di territori, quindi a strentissimo contatto con quelle comunità dei, delle quali siamo una componente fondamentale. Allora perché dico lasciare il segno non l'impronta? Perché l'impronta è un qualcosa di individuale mentre il segno si lascia solo collettivamente. E questo per lasciarlo collettivamente significa che dobbiamo aver costruito, e qui mi riallaccio a, a ciò che di, veniva detto uh, dalla Piedricchi, dobbiamo costruire un insieme di valori comuni. E da lì nasce lo scopo, il purpose, come viene detto, come viene detto uh, in inglese. Quindi includere per, eh, per lasciare il segno dal nostro punto di vista. Ma, e qui viene un'altra domanda che secondo me è interessante indirizzare, che è quello, quali sono i presupposti eh, per l'inclusione di uno scopo. Innanzitutto eh, in azienda è importante capire qual è la differenza fra scopo, missione o visione. Cioè lo scopo è la ragione dell'esistenza stessa dell'azienda, è su questo che dobbiamo domandarci. E in un contesto eh, di forte incertezza e di... Eh, priorità che cambiano rapidamente o che comunque si sono modificate nel corso degli ultimi anni, questo è un passaggio non banale e vuol dire anche costruire un sistema di impresa, di relazioni che siano più porose, più, più coinvolgenti, più agili, lo veniva citato anche prima, proprio perché sono condizioni essenziali per conseguire quella resilienza di cui vi è eh, indispensabile bisogno in un momento come questo. Se voi pensate, eh, una volta di tanto in tanto nel descrivere certi fenomeni eh, usavamo l'espressione una tempesta perfetta. Beh, se voi ripercorrete gli ultimi 12-24 mesi, credo che di tempeste perfette ne abbiamo avute due o tre almeno, conseguenza del fatto che l'intensità di certi fenomeni, che la, la magnitudo di certi fenomeni eh, richiede oggi alle aziende di avere appunto quelle condizioni di agilità, come veniva citato prima, ma io dico anche di porosità rispetto al sistema in cui operano, che eh, sono elementi fondamentali. E poi l'altro elemento è come costruire questa partecipazione collettiva. Non basta eh, ovviamente avere un codice di valori eh, condiviso tra tutti, è un esercizio eh, che nasce dal basso. Dice giustamente eh, la, la Piedricchi che eh, il board deve essere coinvolto in questo tipo di definizione, deve essere coinvolto nell'esaminare o nel valutare quelle, come si costruiscono le strategie rispetto a questo insieme di valori, a questo purpose che è stato disegnato. Ma dico anche che non può essere un esercizio che si chiude all'interno della stanza del board. Bisogna avere... Eh, Bisogna avere una partecipazione bottom-up, i nostri dipendenti, i dipendenti ma non solo i dipendenti, anche il contesto con il quale interagiamo. Noi come utilities ovviamente abbiamo un bacino di utenze ampissimo alle quali ci rivolgiamo e queste devono in qualche modo riuscire a eh, diciamo, condividere con noi quel, quell'insieme di valori, diversamente non ne saranno partecipi e non ne saranno coinvolti. Da questo punto di vista assume una importanza fondamentale anche il ruolo eh, del come facciamo la comunicazione. No? Eh, bisogna reinterpretare un po' quell'equazione ECMC, every company is a media company, però lo dobbiamo fare in una logica che non sia quella... Autocelebrativa, auto un po' marchettara, ma che sia una comunicazione sincera, una comunicazione credibile, e da questo punto di vista ovviamente diventa fondamentale anche chi trasferisce questo tipo di messaggio. Quello che però deve essere molto chiaro è che l'impresa non deve essere un'impresa di anime belle, di persone per bene, okay, che fanno della charity, deve essere un'impresa che costruisce il suo fare impresa, no? deve costruire il suo percorso e lo costruisce attraverso, appunto, noi l'abbiamo fatto, la misurazione puntuale di quella che è la creazione di valore condiviso, ossia quella porzione di valore che deve tendere ovviamente al 100% nel tempo, ma che oggi anche per... Diciamo in questo percorso di transizione non può essere il 100%, almeno per imprese che, hanno, che nascono da una storia, come si diceva una volta durante il periodo della Internet Economy brick and mortar. No? Noi siamo un'azienda brick and mortar negli anni 2000, si diceva, che si sta trasformando. Si, trasfo sta, si sta trasformando e lo sta facendo rispetto a una roadmap, a una. Ha una bussola che abbiamo inizialmente identificato in una parte degli SDGs e intorno alla quale abbiamo costruito i nostri obiettivi e la misurazione del nostro valore condiviso. E questo lo facciamo sicuramente con, eh, con due, grandi, due grandi obiettivi, quello della resilienza che veniva citato prima e per natura di impresa quello della rigenerazione. Dove, nell'interpretazione della resilienza, ci sono tante dimensioni che vanno costruite. Non è solo una resilienza fisica, noi gestiamo infrastrutture che portano un servizio ai cittadini, ma è anche una resilienza organizzativa, l'abbiamo testata in occasione della pandemia, ma anche prima della pandemia nel nostro caso. Ma è una resilienza che non è più solo reattiva. Di fronte alla pandemia, le imprese hanno reagito con una certa capacità e una velocità. Ma siccome noi oggi abbiamo chiaro dove dobbiamo arrivare, dobbiamo anche costruire una resilienza adattiva, cioè che ex ante prepara l'azienda. Dall'altra parte la rigenerazione, la rigenerativa dal punto di vista naturalmente del capitale naturale, che è quello che poi dobbiamo ricostruire per trovare un nuovo equilibrio, che non è solo un equilibrio che si misura sul net zero, cioè sul raggiungimento della neutralità carbonica, ma è anche un equilibrio che dobbiamo ritrovare nello sfruttamento del nostro pianeta, nello sfruttamento delle risorse del nostro pianeta, perché altrimenti avremo fatto un lavoro a metà, sarà una sostenibilità al 50%, ma anche, come dicevo, una sua rigenerazione dal punto di vista sociale e qui richiamo di nuovo il concetti di porosità. Anche perché è una, una domanda, mi pongo. Spesso utilizziamo l'espressione esternalità negative. Prima Mark diceva l'approccio la, tradizionale ex post, anche quello della CSR, che cosa faceva? Eh, dichiarava l'attività dell'impresa, ma soprattutto si raccontava che cosa si era fatto ex post per mitigare l'impronta lasciata dall'attività dell'impresa. E okay, allora si elencavano le esternalità negative e come si erano mitigate queste esternalità negative. Ma in un contesto come questo, in un sistema socio-economico con le dinamiche che stiamo vivendo oggi, esiste ancora il termine esternalità. Non lo so se sia esterno, è tutto interno. E okay, allora da questo punto di vista l'azienda non può più ragionare noi, voi, inside, outside ma deve ragionare come un continuum per cui le esternalità sono di fatto anche, anche internalità. E quindi questi diventano fondamentalmente i, i presupposti poi per restare, restare come impresa nel lungo termine, costruirsi quello che è il futuro, futuro che, e qui mi aggancio all'ultima considerazione, che rende poi alla fine l'impresa attraente. Prima veniva citata l'esigenza di attrarre e trattenere i talenti, non sono solo i talenti, ormai non è più solo un problema di accogliere o attrarre e diventare un best place to work per questi giovani eh, o per quelle persone che hanno un livello di skills molto alto, ma credo che ormai sia diventato un tema molto più polarizzante che abbraccia un po' tutte le categorie di persone e quindi essere attraenti sempre in quella logica che supera la barriera dell'interno-esterno, attraenti per i talenti, per i lavoratori che ci servono, ma anche per i clienti e per quella prospettiva che è la supply chain. Grazie. Io ho perso un attimo l'audio, non so se il dottor... No, io ho finito, no, no, prego... Ma la, la sentiamo, la sentiamo. Benissimo, no, no, scusatemi. Eh, molto bene, eh, credo che il dottor Veniera abbia fatto molto bene a riprendere il concetto di, di resilienza. Che eh, come dire, possiamo definire come una capacità di resistenza, ma anche di adattamento di fronte, meglio, soprattutto di fronte, alle avversità, alle emergenze, no? perché è, è lì che si misura. La capacità di, di, di mantenersi in equilibrio, per usare la metafora precedente. E quindi, tutti voi avete eh, sottolineato come questo dipenda da una accresciuta capacità di leggere il contesto, eh, l'ambiente esterno. Anche se, come si è ripetuto più volte, la distinzione fra in, eh, interno e esterno. Ma diventando sempre più debole, no? quindi eh, come dire, cioè, non, non, dalle esternalità bisogna passare alle internalità, eh, maturando la sensibilità che il contesto e l'ambiente fanno parte di ciò di cui si deve occupare e preoccupare l'impresa. Ecco, da questa lettura eh, nasce l'identificazione delle possibili eh, alternative strategiche. Per l'impresa e per la società nel suo complesso, e poi tra queste alternative non possiamo far altro, perché come dire la nostra libertà, per fortuna che dobbiamo farlo, ehm, non possiamo far altro che scegliere. E la scelta non può che essere a sua volta ispirata da posizioni di valore. La, ehm, queste, queste nuove attività che hanno a che fare con la resilienza. Eh, sono strettamente collegate al concetto di apprendimento. E qui vorrei sottolineare ehm, un altro concetto che ha eh, espresso il dottor Venier, e cioè che mh, noi dobbiamo imparare ad apprendere, imparare ad imparare, no? come quello che si chiama con una espressione eh, nuova la learnability, no? la, la capacità di apprendere. Devo dire questo, che questo tema mi trova molto sensibile perché credo che questa debba essere una funzione non solo delle, delle imprese eh, che possono naturalmente, che devono esse stesse imparare ad apprendere, ma che possono poi anche insegnare ad apprendere a, ai propri dipendenti, ai propri, eh, ai propri stakeholder, ma ai dipendenti soprattutto tramite iniziative dedicate di formazione alla learnability. E, e però, eh, come dire, la, la siamo noi, no, noi come eh, esponenti del mondo della scuola, dell'università, dell'istruzione, dell che dobbiamo eh, cambiare un po' i nostri metodi e la nostra mentalità, perché il, la, la logica e la filosofia della learnability, cioè delle cosiddette... Competenze trasversali non è ancora, ahimè, eh, completamente, nemmeno parzialmente, forse interiorizzata dal mondo dell'istruzione, dell almeno in Italia, quindi, anche lì c'è eh, molto da fare per contribuire, come sfera dell'istruzione, al paradigma della, eh, della società inclusiva e della sostenibilità. Ultimissima notazione. Uh, è vero, questo l'avete detto, uh, detto tutti, l'importanza di una nuova come dire, contabilità che tenga conto anche dei rapporti fra imprese e comunità, imprese e socialità e quindi estendere la, anche le metriche no, di valutazione e di comunicazione dal, dalla E negli ESG alla S. Alla health, l'abbiamo già detto, ma anche alla S, cioè alla società. Qui a me risulta che l'Unione Europea abbia già avviato un processo di riflessione sugli eh, indicatori di sostenibilità sociale, si parla già espressamente di una tassonomia sociale. Eh, naturalmente siamo nelle prime fasi e quindi a me sembra. Che sarebbe molto opportuno per evitare che questo diventi, come forse in parte è stato nel caso della tassonomia verde, un processo top down. Eh, che voi come mondo delle imprese eh, un po' vi attivate per fornire degli input alla Unione Europea, in particolare a questi gruppi di lavoro che stanno attualmente ragionando proprio sulla tassonomia sociale, perché ormai se l'avete espresso qui oggi chiaramente, vuol dire che avete non soltanto un bisogno di misurarvi su questo terreno, ma avete già anche maturato una sensibilità. E quindi l'esperienza vostra in termini di eh, determinazione delle priorità, ma anche delle possibili metriche, è fondamentale. Ed è fondamentale che arrivi alle istanze decisionali appropriate e che sono attualmente coinvolte in questa operazione. Finisco così con una nota e una raccomandazione pratica. Benissimo, credo che abbiamo fatto una buona discussione, che siano emersi spunti molto interessanti da valutare sia retroattivamente rispetto ai workshop precedenti sia prospettivamente per quelli successivi e eh, ringraziandovi molto per la partecipazione e per i, gli spunti utilissimi che avete dato, e la parola a Enrico Sassoni. Bene, grazie, io ringrazio molto. Sì, un applauso ci sta, grazie. Eh, sono emersi eh, certamente contenuti che ci faranno ci, compagnia, ci faranno riflettere ulteriormente su questo snodo storico che stiamo attraversando. È un momento veramente particolare. In cui si stanno rivalutando moltissime realtà, moltissime posizioni e quando parliamo, diciamo, della relazione tra la democrazia, l'economia di mercato, il liberalismo, il liberalismo democratico, il, eh, il ruolo delle imprese, ma anche degli altri attori sociali, dell'inclusione, dell'inclusività, della sostenibilità, stiamo dipingendo un mondo nuovo, letteralmente un mondo nuovo. Non è solamente l'evoluzione di moltissime spinte naturalmente c'è sempre una evoluzione delle idee che è lenta e dei processi che si svolgono nel tempo ma noi oggi credo che si possa dire ma l'avete detto in modi diversi credo tutti siamo a un punto di veramente di, di flesso un punto di svolta in cui tutti questi processi stanno convergendo per una spinta che arriva dal basso così come una esigenza che arriva anche dall'alto della società per arrivare a una società più inclusiva in cui uno dei soggetti principali, noi oggi abbiamo parlato di questo soggetto perché è fortissimo, il soggetto impresa, creatore di ricchezza, ha un ruolo particolarmente eh, da esaltare. Quindi eh, eh, da, da, da quanto avete detto... Si conferma che questa è la direzione eh, da prendere, da continuare. Ci saranno certamente resistenze, ci sono posizioni, esitazioni, ci sono anche dubbi perché non è sempre facile, se si, si, si ha chiarezza sull'obiettivo, cioè dove si vuole andare, non sempre si ha chiarezza sul come arrivarci e con quali strumenti. Bene, ne abbiamo parlato, ne avete parlato in maniera magistrale. Quindi grazie, professor Ferrara, grazie a Stefano Veniera, Maria Pierdichi e Marco Esposito. Chiudiamo questa sessione.